Cari fratelli, oggi guardiamo insieme le apparizioni presunte di Trevignano Romano. Siccome alcuni di voi hanno chiesto un'opinione, allora guardiamo insieme qualche messaggio, vediamo di tirare qualche conclusione e vedere che cosa si può dire. Allora, i messaggi di queste presunte apparizioni si trovano sul sito ufficiale www.lareginadelrosario.com. E vediamo appunto da questo sito come sarebbe iniziata la prima apparizione. Trevignano Romano, 21 aprile 2016. Ore 15:30. Mentre ero con mio marito sdraiata sul letto a vedere la TV, sento una voce che mi chiamava. Chiese mio marito di abbassare il volume della televisione e nel girarmi verso la statuina posizionata sul comò, vidi la Madonna avvolta da un manto bianco, eccetera, eccetera. Allora, voglio sottolineare questo dettaglio. Mentre ero sul letto a vedere la TV, sento una voce che mi chiamava. È soltanto un dettaglio, per il momento lasciamolo in sospeso. E andiamo avanti. Dal messaggio del 2 maggio 2016. Figlia mia, i 3 giorni di buio stanno per arrivare. Sarà una notte molto fredda. Allora, quello sui 3 giorni di buio è un messaggio famoso, non è nuovo. Per esempio, nelle apparizioni di Anguera è il numero 110 del 3 dicembre 1988. Qui siamo nel 2016 e nelle apparizioni di Anguera questo messaggio è pubblicato dal 1988 e leggiamo: Cari figli, ci saranno presto 3 giorni consecutivi di oscurità che neppure la scienza saprà spiegare. Tutti voi soffrirete molto in questi giorni. Prometto a tutti coloro che sono al mio fianco che non mancheranno di luce. Vi chiedo di tenere sempre in casa delle candele benedette da un sacerdote. Allora, questo messaggio del 1988 di Nostra Signora di Anguera, la veggente di Trevignano potrebbe averlo tranquillamente letto in tutti questi anni, può averne fatto oggetto di meditazione e di ulteriore indagine. Oltretutto, sui 3 giorni di buio hanno parlato anche diversi mistici, ed è tutto anche in rete, mistici del nostro tempo o del passato, e tale profezia sarebbe collegata infatti alle parole del Signore nel Vangelo di Matteo capitolo 24. Quindi, presumibilmente, la veggente di Trevignano lo conosceva già. Andiamo avanti. Messaggio del 18 giugno 2016. Dice, dopo la Francia toccherà Roma dove ci sarà un grande terremoto. Il Vaticano subirà un grande dolore. All'interno di esso, in questo momento, ecco, cardinali e vescovi, ci sono cardinali e vescovi che saranno costretti a scegliere la via del male, allontanandosi dall'unica verità che porta al Padre. Ascoltate i venti di guerra, la Russia si sta preparando. Su Roma cadrà la pestilenza, la miseria e il vaiolo, che darà morte e disperazione. Al termine di questo messaggio, la Madonna mi indica il sole e mi accorgo che lo stesso volgeva più volte su se stesso. Questa frase, sinceramente, non la capisco. I cardinali vescovi saranno costretti a scegliere la via del male. Sinceramente, non la capisco. Numero 2. Nei messaggi di Anguera fra il 2005 e il 2009 si parla di Roma distrutta, ma in termini diversi, perché qui il messaggio di Trevignano dice: Su Roma cadrà la pestilenza, la miseria e il vaiolo che darà morte e disperazione. Ecco, la frase termina con la parola disperazione. La Russia sarà una pietra per molte nazioni, 29 agosto 2009, e Roma sarà distrutta col fuoco. Soffro per quello che vi attende. Ecco, questo messaggio è molto indicativo, è del 29 agosto 2009 e il messaggio di Trevignano, che ricordiamo è del 18 giugno 2016, dice la Russia si sta preparando, su Roma cadrà la pestilenza, quindi è una riproposizione un po' elaborata appunto di questi messaggi di Anguera. Possiamo affermare che questi messaggi possono essere stati letti anche dalla presunta veggente di Trevignano senza nessun problema. E infine il presunto miracolo del sole. Oggi, parlando in generale di autentico, c'è una vera inflazione di questo presunto miracolo, a discapito di quel vero miracolo che Nostra Signora concesse a Fatima, testimoniato da 70.000 persone in modo inequivocabile e accertato,
e unicamente per volere di Dio, data l'importanza del messaggio consegnato al Santo Padre e alla Chiesa. Al giorno d'oggi, tutti i presunti veggenti che sorgono come funghi millantano il loro personale miracolo del sole, sempre riconducibile a suggestione. E spesso su internet circolano anche video artificiosi che giocano sull'esposizione e sulla sensibilità delle ottiche digitali. Ritengo che anche in questo caso ci sia la possibilità che si tratti di suggestione, il che non incolpa nessuno e non è mia intenzione giudicare nessuno, ma offro solo una possibile spiegazione, anzi per me molto probabile. Leggiamo dal messaggio del 28 giugno 2016. Figli miei, pregate per il Papa perché è costretto a prendere decisioni che non provengono dal suo cuore. Ancora una volta troviamo questo tipo di messaggio. Il Papa è costretto a prendere decisioni che non vengono dal suo cuore. Cosa significa? Costretto da chi o da che cosa? Inoltre, la frase grazie miei apostoli è l'espressione tipica di Medjugorje. La presunta veggente di Trevignano conosce queste frasi, senza dubbio. Dato che al momento le apparizioni di Medjugorje hanno molto successo, nonostante lo scetticismo della vera Chiesa cattolica, un'assonanza in questo senso sembra un valore aggiunto. Dal messaggio del 2 luglio 2016: Cari figli, grazie per aver risposto alla chiamata di vostra madre. Io sono qui perché Gesù mi ha mandato. Non abbiate paura, i miei messaggi non sono disfattisti. Allora, numero 1. Grazie per aver risposto alla mia chiamata è un'altra espressione tipica di Medjugorje. Ripetiamo che la presunta veggente di Trevignano conosce queste frasi senza dubbio. E dato che al momento le apparizioni di Medjugorje hanno molto successo, nonostante lo scetticismo della vera Chiesa cattolica, un'assonanza in questo senso sembra un valore aggiunto. Numero 2. I miei messaggi non sono disfattisti. Dicesi excusatio non petita. Andiamo avanti, messaggio del 16 luglio 2016. Mio figlio è molto vicino e lo vedrete scendere da una grande nube bianca. Vi prego, figli miei, stringete il rosario che è l'unica arma per difendersi dal male. Prima considerazione, Gesù scenderebbe da una nube bianca. Ebbene, allora leggiamo in Luca 17:24. Dice il Signore, perché come il lampo guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno, come il lampo. La nube, sia nell'Antico Testamento e sia nel Nuovo Testamento, è simbolo della divinità. È un'immagine, non va preso alla lettera. Leggiamo Daniele, capitolo 7, versetto 13. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Il profeta Daniele racconta il suo sogno in cui vide Gesù. Il suo appellarsi figlio dell'uomo viene proprio da questo passo di Daniele. E le nubi indicano appunto la sua divinità, come scrive l'apostolo Giovanni nel prologo. Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Seconda considerazione, sicuramente il rosario non è l'unica arma per difendersi dal male. Il messaggio dice il rosario è l'unica arma per difendersi dal male, ma non è vero. Ci sono i sacramenti, i sacramentali, l'esercizio delle virtù, la preghiera liturgica, il servizio ai fratelli, la Sacra Scrittura, la fedeltà al vero magistero della Chiesa, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, lo scapolare carmelitano richiesto dalla Madonna Fatima. Quindi la frase è sbagliata. Leggiamo ora il messaggio del 26 luglio 2016. Gesù sta pregando presso suo Padre affinché possa liberarci al più presto e non far accadere nulla, e che la terra possa purificarsi soltanto con la preghiera e con l'amore. Ebbene, alla saletta la Madonna disse: Non riesco più a trattenere il braccio di mio figlio. E allora ricordiamoci che Gesù è l'incarnazione del Verbo di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità. Certo, come uomo, nella sua vita terrena, spogliatosi di tutto, egli pregava. Ma ora è divina misericordia e tremenda giustizia, e verrà come giusto giudice.
Quindi la frase risulta sbagliata e, a mio parere, sminuisce molto il Signore Gesù. Rileggiamo il messaggio del 26 luglio 2016. Gesù sta pregando presso suo Padre. Leggiamo questo messaggio del 16 agosto 2016 e dice: l'unica arma che avrete sarà la preghiera e il Santo Rosario. Fate provviste di cibo in scatola e acqua potabile, perché i demoni proveranno a togliervi tutto. Ebbene, abbiamo visto prima che l'unica arma non è la preghiera e il Santo Rosario, e il Signore ha garantito che le porte degli inferi non prevarranno sulla sua Chiesa. Fate provviste di cibo in scatola e acqua potabile. Ebbene, questa frase è certamente molto strana. Strano è che la Madonna possa dire di fare provviste di cibo in scatola o che i demoni cercano di rubarci da mangiare. Insomma, non perdiamoci altro tempo. Messaggio del 23 agosto 2016. Pregate per l'Italia, soprattutto per Roma, perché le previsioni non sono buone. Ecco, a tal proposito posso consigliarvi di tenervi aggiornati sul meteo, specialmente prima di partire per le prossime vacanze. A parte gli scherzi, la frase, così come è scritta, non ha senso. Messaggio del 16 settembre 2016. Non pensate che al Vaticano facciano cose belle per l'umanità, è tutto falso, la Chiesa è falsa. Figlia mia, non fidarti, segui dettagliatamente solo ciò che io ti chiedo. Allora, è palese qui una generalizzazione totale e un pessimismo estremo. Tutto è falso, la Chiesa è falsa. E poi dopo dice, segui solo ciò che io ti chiedo. Allora è fin troppo facile capire che questi messaggi non vengono dalla Beata Vergine Maria. E quindi attendiamo fiduciosi che la Chiesa si esprima e ci dica se tutto questo è conforme alla dottrina cattolica professata dagli apostoli, dai padri della Chiesa e dall'autentica tradizione cattolica. Se così non fosse, che il popolo di Dio sia tutelato. Grazie. Anche in questo caso è bene ricordare alcuni versi del saggio Dante che nel Paradiso, canto quinto, versi 73-78 scrive: siate cristiani a muovervi più gravi, non siate come penna ad ogni vento e non crediate che ogni acqua vi lavi. Avete il Nuovo e il Vecchio Testamento e il pastor della Chiesa che vi guida. Questo vi basti a vostro salvamento.